tutti, eccoci qua. Oggi io voglio presentare questo bel grembiulino. Vedete come è fatto bene, anche con la taschina in basso, come vedete. Vedete com'è bello. Lo faccio vedere così da vicino, così non avete difficoltà a vedere anche la lavorazione. Vedete com'è bello, come indossa bene. Il taschino si può fare sia al centro dove l'ho fatto io, o se no potete farlo anche più in alto. Potete farlo come desiderate voi. Niente, adesso vi faccio vedere piano piano come veste anche la parte dietro di questo bellissimo grembiulino. Vedete come è fatto bene, scende bene. Vedete, poi ci sono le lacciature di dietro. Vedete, ho fatto un piccolo nodino per far vedere come è venuto bene. Vedete. Bene, adesso lo rimettiamo a posto. Naturalmente voi lo potete fare anche in cotone, in lana, come desiderate voi. Io l'ho utilizzato così perché mi piaceva questo misto colore. Ognuno lo può fare come vuole. Ok? Adesso l'abbiamo messo bene a posto. Bene, andiamo a fare il nostro grembiulino. Buon lavoro! Ok, per fare questo bellissimo grembiulino ho utilizzato una piccola, diciamo, ruota e ho utilizzato in totale 140 grammi. Voi, se avete in casa dei gomitoli che non li usate più, di lana, con 140 grammi potete fare questo grembiulino. E poi ho utilizzato un uncinetto del 4, ok? Adesso passiamo al tutorial. Per fare questo grembiule diciamo subito che è un multiplo di 3 catenelle. Io metto 3 catenelle più una, ok? Io ho messo 90 più una, totale 91 catenelle, ok? Naturalmente io ho preso un grembiulino per mia figlia e ho preso un grembiule, come stavo dicendo, ho misurato le catenelle e da lì ho fatto la misura. Voi prendete un vostro grembiule che avete in casa, lo mettete su, cercate di fare un centimetro in meno del grembiule originale, perché quella è una stoffa e questa invece è lavorata con la lana o col cotone, come la volete fare voi. Per cui cercate di sempre di fare questa attenzione. E poi, perché dipende anche dall'uncinetto che verrà usato, io ad esempio userò il numero 4, per cui mi verrà bello, già bello largo di mio. Ok, adesso andiamo a mettere 91 catenelle. Adesso su 91 catenelle, ok. Adesso facciamo il primo giro, facciamo una catenella, saltiamo la catenella che abbiamo fatto, andiamo nella seconda, entriamo e andiamo a fare una maglia bassa, ok. Poi 2 catenelle, 1, 2, saltiamo 2 catenelle di base, 1, 2, andiamo alla terza e andiamo a fare una maglia bassa. Scusate. Ok. Di nuovo 2 catenelle di separazione, saltiamo 1, 2, andiamo alla terza e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle di separazione, saltiamo 1 e 2, andiamo alla terza e andiamo a fare una maglia bassa. Di nuovo saltiamo, facciamo 2 catenelle, 1 e 2, saltiamo 2 catenelle, 1 e 2, andiamo alla terza, facciamo una maglia bassa. Questo è il nostro primo giro. Facciamo così: 2 catenelle di separazione, saltiamo 2 catenelle di base, 1 e 2, alla terza andate a fare una maglia bassa. Di nuovo 2 catenelle di separazione e così via. Ok? Facciamo tutto il primo giro. Finisco il giro con 2 catenelle di separazione, saltiamo 1 e 2, all'altezza andiamo a fare una maglia bassa. Questo è il primo giro. Adesso andiamo a fare il secondo giro. Il secondo giro facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. 3 catenelle sono la prima maglietta e invece una catenella di separazione, totale 4 catenelle. Prendiamo il filo, andiamo nel primo foro, vedete qui, andiamo a fare 3 magliette. Entriamo e facciamo la prima maglietta. Andiamo sempre nel foro, andiamo a fare la seconda maglietta, andiamo nel foro, andiamo a fare la terza maglietta, così, vedete? Andiamo qui, vedete qui, ne facciamo una catena di separazione, andiamo nel foro successivo, andiamo a fare di nuovo 3 magliette, 1, rientro 2, rientro nel foro 3, così, una catenella di separazione.
Andiamo nel foro successivo e di nuovo andiamo a fare le tre magliette, 1, rientro 2, rientro 3, una catenella di separazione e andiamo a fare nel foro di nuovo 3 magliette, poi una catenella di separazione, nel foro 3 magliette, una catenella di separazione, 3 magliette, così per tutto il secondo giro. Secondo giro con, vedete, nel foro le 3 magliette, poi una catenella, vado alla maglia bassa, vedete qua c'è la maglia bassa e vado a fare una maglia alta. Questo è il secondo giro. Adesso andiamo a fare il terzo giro. 3 catenelle, 1, 2, 3 e giriamo il lavoro. Vado qui dove c'è il foro, vado a fare due magliette perché le 3 catenelle equivale già a una maglietta. Per cui vado nel foro e vado a fare altre due magliette, 1 e 2. Totale diventano 3 magliette, vedete? Così. Una catenella di separazione e di nuovo andiamo, saltiamo le 3 magliette, andiamo nel foro, andiamo a fare una maglietta. 3 magliette, scusa, 1, rientro 2. Rientro 3, una catenella di separazione, di nuovo salto le 3 magliette, vado nel foro e vado a fare le 3 magliette, 1, 2 e 3, una catenella di separazione e andiamo avanti così, nel foro 3 magliette, una catenella di separazione, nel foro 3 magliette, una catenella di separazione, nel foro 3 magliette, questo è il terzo giro, facciamo così il terzo giro. Andiamo al terzo giro con una catenella di separazione, andiamo direttamente qua nel foro e andiamo a lavorare due magliette, 1, 2 e alla terza catenella iniziale andiamo a fare una maglia alta. Scusate, ma devo entrare così, ok, una maglia alta, totale 3, vedete? E questo è il terzo giro, andiamo a fare il quarto giro. Giro facciamo 4 catenelle 1 2 3 e 4, giriamo il lavoro, andiamo direttamente, saltiamo le due magliette, vedete 1 2, andiamo direttamente nel foro, andiamo a lavorare le 4, le 3 magliette, 1 rientro 2 rientro 3, così. Una catenella di separazione, andiamo direttamente nel foro successivo e andiamo a lavorare anche qui le 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, andiamo nel foro successivo, andiamo a lavorare di nuovo le 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, andiamo nel foro successivo, andiamo a lavorare le 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione e andiamo a lavorare anche così il quarto giro. Andate nel foro e fate 3 magliette, una catenella di separazione nel foro 3 magliette, così per tutto il quarto giro. Finisco il quarto giro, vedete nel foro ho fatto le 3 magliette, una catenella di separazione e alla terza catenella iniziale, vedete qui, vado a fare una maglia alta. Questo è il quarto giro. Noi adesso dobbiamo ripetere dal terzo al quarto giro. Vedete come viene? Viene così, deve venire così che piano piano si lavora così, vedete? Uno può fare così senza catena di separazione, ma uno lo mette così, cioè, poi ve lo faccio vedere la finitura. Adesso andate a fare il terzo e quarto giro, terzo e quarto giro, questi due gruppi, terzo e quarto giro dobbiamo fare. Il terzo giro ve lo faccio vedere di nuovo, 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro. Andiamo dove c'è nel foro, andiamo a lavorare le due magliette, 1 e 2. E così equivale già, vedete, 3 magliette, perché le 3 catenelle è una maglietta, 2 e 3. Una catenella di separazione, andiamo nel foro successivo, saltiamo le 3 magliette nel foro, rifacciamo di nuovo le 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione e così via. Questo è il terzo giro. Ripetete dal terzo al quarto giro. Dopo vi dirò quanti giri ho fatto io. Ok, e adesso vi dico quanti gruppi ho fatto io. Vi ricordate che vi ho detto che un gruppo è fatto dal primo e secondo giro. Il primo giro, il primo due non si conta, per cui abbiamo fatto 1, allora 1, 2,
3 e 4, ok, vi ricordate che si doveva fare il terzo e quarto giro, per cui 1, 2, sto contando fuori, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 fuori, praticamente 19 gruppi ho fatto, vedete come è venuto bene, questa è la parte sopra, vedete come viene? Vediamo se riesco a farla, vedete? Questa è la parte sopra che devo fare e questa è la parte sotto, vedete? Ok, adesso vi voglio far vedere come cambiamo il lavoro, perché adesso andiamo a fare un altro lavoro. Praticamente cambiamo il tipo di motivo. Questo abbiamo fatto così e adesso andiamo a fare la parte sotto ancora un po' più bellina e vi faccio vedere. In questo momento stiamo cambiando il lavoro, iniziamo a fare 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e giriamo il lavoro, ok? Vado in questo foro e vado a fare una maglietta, scusate, non questo è l'inizio, il secondo successivo del foro, vedete, saltiamo le 3 magliette in vado nel foro. Facciamo come ho detto una maglietta, 3 catenelle, 1, 2, 3, rientro e vado a fare un'altra maglietta. Una catenella di separazione, vado direttamente qui nel foro successivo e vado a fare un'altra maglietta. 1, 3 catenelle, 1, 2 e 3, vado nel foro, sempre nello stesso foro e vado a fare un'altra maglietta. Praticamente ho fatto un ventaglietto, vedete così. Una catenella di separazione, vado nel foro successivo e vado a fare una maglietta, 3 catenelle e di nuovo rientro e vado a fare un'altra maglietta. Una catenella di separazione, di nuovo vado nel foro successivo e vado a fare una maglietta, 3 catenelle, rientro e vado a fare un'altra maglietta, sempre nello stesso foro. Una catenella di separazione e andiamo a lavorare così per tutto il giro. Vedete? Andiamo nel foro successivo, andiamo a fare una maglietta, 3 catenelle, una maglietta sempre lo stesso foro. Una catenella di separazione, andiamo nel foro successivo, andiamo a fare di nuovo una maglietta, 3 catenelle, una maglietta. Vedete? Così. Facciamo tutto il primo giro. Ok, finisco il giro, vedete? Con il ventaglietto, una maglietta, 3 catenelle, una maglietta, una catenella di separazione, vado alla terza catenella iniziale qui. Vado a fare una maglietta così, ok? Adesso facciamo 3 catenelle, 1, 2, 3 e giriamo il lavoro. Vado direttamente qui nel foro e vado a lavorare, vedete qui nel ventaglietto, 7 magliette. 1, scusate, allora di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vedete? Così. Vado nel ventaglietto successivo e vado a fare di nuovo 7 magliette. Ogni ventaglietto dobbiamo lavorare 7 magliette, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Andiamo nel ventaglietto successivo e vado di nuovo a lavorare le 7 magliette. Il secondo giro dobbiamo lavorare 7 magliette ogni ventaglietto che ci ritroviamo, ok? Andiamo a fare il secondo giro, tutto così. Finisco il giro, come vedete, ho fatto le 7 magliette, prendo il filo, vado alla terza catenella 1, 2, 3 e vado a fare anche qui una maglietta. E questo è il secondo giro, vedete? Primo e secondo giro. Ripetiamo adesso questi due giri. Ripetiamo di nuovo il primo giro. Facciamo 4 catenelle, 1, 2, 3, 4. Giriamo il lavoro. Ok? Saltiamo adesso 1, 2, 3 maglie. Alla quarta entriamo e andiamo a fare una maglietta, 2 catenelle, rientriamo e andiamo a fare un'altra maglietta. Così.
una catenella di separazione, saltiamo di nuovo 1, 2, 3 maglie alte, andiamo alla quarta, andiamo a farlo una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientriamo dove abbiamo fatto la maglia alta e andiamo a fare una maglia alta. Vedete? Così. Di nuovo una catenella di separazione, saltiamo 1, 2, 3 alla quarta, andiamo a fare una maglia alta. 2 catenelle di separazione, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Una catenella di separazione, di nuovo saltiamo 1, 2, 3 alla quarta, andiamo a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro e vado a fare un'altra maglia alta. Vedete? Stiamo formando di nuovo i ventagliette. Così. Facciamo una catenella di separazione e ripetiamo tutto il primo giro così. Il secondo giro, se vi ricordate, facevamo 7 maglie alte, invece di 7 ne facciamo 5 maglie alte del ventaglietto. Perché, vedete, il primo giro abbiamo fatto una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta, il secondo giro abbiamo fatto 7 maglie alte, adesso stiamo ricominciando di nuovo il primo giro, però solo invece di fare, che ne so, una maglia alta, 3 catenelle, abbiamo fatto una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta, una catenella di separazione e così via. Nel secondo giro andate direttamente, fate le 3 catenelle, poi andate direttamente nel ventaglietto, fate 5 maglie alte. Poi di nuovo andate nel ventaglietto 5 maglie alte, nel ventaglietto 5 maglie alte e così via. Nel giro di nuovo che è cominciato con il primo giro, fate sempre come abbiamo fatto adesso. Una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta. Nel secondo giro invece 5 maglie alte. Era solo il primo giro che abbiamo praticamente fatto con le 7 maglie alte e invece di 5. Ok? Andate a fare, non so, io adesso penso di fare 2-3 giri, così e poi vediamo. A dopo. Vedete, io totale ho fatto, il primo giro l'abbiamo fatto insieme a voi con le 7 maglie alte, il primo gruppo. Poi abbiamo iniziato con il secondo gruppo 5 maglie alte e il terzo gruppo abbiamo fatto sempre con le 5 maglie alte. Totale abbiamo fatto 3 gruppi, 1, 2, 3. Chi vuole può andare avanti, dipende di che lunghezza volete fare. Ho chiuso, adesso andiamo, prendiamo la parte sopra del nostro lavoro. Abbiamo, vi ricordate, abbiamo iniziato di qua a mettere le catenelle e abbiamo vedete come è venuto bene. Adesso ve lo faccio vedere ancora meglio, se riusciamo, no, così. Ok, cerco, ok, vedete, questa è la parte sopra che dobbiamo fare e questa è tutta la parte sotto. Vedete? Ok, vedete come viene perfetto, piano piano si è formato il grembiulino. Ok, adesso andiamo a fare la parte sopra. Vedete, vi ricordate che abbiamo fatto il primo giro con delle catenelle e una maglia bassa, le catenelle e una maglia bassa, vi ricordate? Perché abbiamo iniziato, se vi ricordate, mettendo il primo giro una maglia bassa e 2 catenelle, una maglia bassa e 2 catenelle, vi ricordate? Adesso noi giriamo il lavoro così, perfetto, vedete? Così, e lasciamo per esempio 1 due fuori, vedete dove ci sono le catenelle, 1, 2, 3 fuori, 4 fuori, 5 fuori e al sesto fuori ho messo il segnapunti. La stessa cosa l'ho fatta anche di qua, aspetta che vi avvicino adesso perché se no non vedete bene. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Dove c'è il segnapunti noi andiamo qui dove c'è la maglia bassa e la maglia bassa iniziamo il nostro lavoro, ok? E vi faccio vedere. Ok, adesso io sono entrata, scusate, sistemo il filo, sono entrata dove c'è segnapunti, vedete? Entro e vado a fare adesso 4 catenelle. Praticamente dobbiamo riprendere questo lavoro qua che avevamo già fatto. Io vi faccio vedere solo l'inizio. Allora, 1, 2, 3 e 4. Prendiamo il filo, andiamo nel foro successivo, vedete, in questo foro qui. Andiamo a fare anche qui le 3 magliette. 1, oh, scusate, ho preso male ho fatto male, scusatemi, ho sbagliato, vedete che anch'io sbaglio sempre. Allora, il segnapunti lo togliamo perché tanto non ci serve più. Ok, entriamo, andiamo a fare adesso le 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Andiamo nel foro successivo che è piccolino, questo piccolino, entriamo, andiamo a fare le 3 magliette. 1, 2,
e 3. Una catenella, andiamo nel foro successivo, qui, ok, andiamo a fare anche qui le 3 magliette, 1, 2 e 3, così. Sto guardando se non è troppo vicino, no, non è troppo vicino. Una catenella di separazione, andiamo nel foro successivo, andiamo a fare le 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione e andiamo nel foro successivo, andiamo a fare le 3 magliette, 1, scusate, 2 e 3. Una catenella di separazione e andiamo a fare fino dove c'è il nostro segnapunti e poi vi dico come fare. Ok, siamo arrivati, vedete? Qui dove c'è il segnapunti, ho fatto 3 magliette e una catena di separazione. Adesso dove c'è il segnapunti, tolgo il segnapunti e vado a fare la mia maglietta. E questo è il nostro secondo giro. Adesso il terzo e quarto giro l'abbiamo già fatto in queste parti qua, se vi ricordate l'abbiamo già fatto. Per cui io ve lo faccio vedere solo adesso il terzo giro e poi fate il terzo e quarto giro. Sapete che il multiplo è il terzo e quarto giro che dovete sempre fare. L'abbiamo già fatto all'inizio del lavoro che vi spiegavo, vi ricordate? All'inizio abbiamo fatto il primo, che questo è il secondo giro, e la stessa cosa abbiamo fatto adesso, il primo era già stato fatto, abbiamo fatto il secondo giro, poi andate a fare il terzo e quarto, e poi ripetete sempre terzo e quarto giro, così. Adesso andiamo, facciamo 1, 2, 3 catenelle, giriamo il lavoro, ok? Andiamo qui dove c'è il foro, anzi no, scusatemi, vado qui all'entrata qui nel primo foro, vado a fare le 2 magliette, 1, 2 poi vado direttamente qui nel foro, sapete che dobbiamo fare sempre la catenella di separazione, vado qui nel foro e vado a fare di nuovo le 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, vado qui nel foro successivo e vado a fare di nuovo le 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione e così via. Questo vedete? È il terzo giro, poi fate quattro giri, terzo e quattro giri, terzo e quattro giri. Non lo rispiego di nuovo perché l'abbiamo già fatto all'inizio del lavoro che ve lo avevo fatto vedere. Bene, adesso andiamo a fare qui, io non so quanti giri ne farò ancora, dopo ve lo dirò. Io totale ho fatto, adesso vi dirò quanti centimetri ho fatto. Vedete? Ho fatto circa 21 centimetri, però dopo il secondo giro, vedete, dopo il secondo giro non ho messo più la catenella di separazione e così sono andata avanti, vedete? Invece di finire con vedete, 4 catenelle qua sempre e poi 2 catenelle, 2 magliette, poi 3 magliette solo all'inizio, vedete? Qua fanno 2, 2 finisco, poi 1, come sempre si lavora ugualmente. Io ho fatto circa 21 centimetri di altezza. Adesso andiamo a fare il cordino. Per fare il cordino facciamo adesso una catenella e giriamo il lavoro. Giriamo il lavoro, andiamo dove abbiamo fatto la catenella, rientriamo e andiamo a fare una mezza maglietta, così. Scusate, eh. Prendiamo il filo, rientriamo, andiamo a fare una mezza maglietta. Uno. Poi andiamo, prendiamo il filo, andiamo nella maglietta successiva, andiamo a fare un'altra mezza maglietta. Prendiamo il filo, andiamo qua dove ci sono le 3 magliette, entro e vado a fare una mezza maglietta. Prendo il filo e vado a fare un'altra mezza maglietta. Totale mezza maglietta ne ho fatto 1, 2, 3, 4. Ok? Per cui, basta, vanno bene 4 mezze magliette. Per cui adesso prendiamo il filo, facciamo una catenella e giriamo di nuovo il lavoro. Giriamo il lavoro, andiamo, prendiamo il filo, andiamo qui, andiamo a fare un'altra mezza maglietta. 1, vado nella successiva da fare un'altra mezza maglietta, 2,
vado nella successiva, vado a fare un'altra mezza maglietta, 3, vado nell'ultima catenella, vedete, vado a fare un'altra mezza maglietta, così 4, vedete, poi di nuovo una catenella e giriamo di nuovo il lavoro, giriamo il lavoro, prendiamo il filo, rientriamo, andiamo a fare un'altra mezza maglietta, 1, rientro, 2, vado qui nella terza, vado a fare la terza, vado qui nell'ultima maglia, mezza maglietta. E vado a fare l'ultima mezza maglietta, totale 4, vedete? 1, 2, 3, 4, così. Andiamo avanti così e vi dirò dopo quanti centimetri ne ho fatti io. Adesso io vi dico totale quanto ho fatto io, ok? Da quando abbiamo iniziato, da qui, abbiamo fatto circa... Un attimo che lo mettiamo bene. Fatto circa 58 centimetri, ok? Adesso vi faccio vedere. Tagliamo il filo, lo tagliamo un po' lungo, così andiamo a chiudere, ok? Andiamo a chiudere e adesso andiamo a cucire questa parte qui. Ok, mettiamo bene il nostro lavoro, vedete? Così, vedete? Mettiamo bene il nostro lavoro, prendiamo l'ago, ok? E andiamo a cucire questa parte qui. Giriamo bene così, ok? Così non ci sbagliamo. Entriamo da una parte all'altra, 1, 2, vedete, così, andiamo a cucire così, così abbiamo fatto, vedete, ok, perfetto, lo mettiamo così perché dobbiamo adesso riunire questa parte qui con questa. Mettiamo, cuciamo bene. Bene, vedete come abbiamo cucito, che non si vede il lavoro che abbiamo appena riunito. Così. Occhio di cucire bene. Ok, il lavoro è ben riunito, visto? Visto come l'abbiamo cucito. Naturalmente questo dipende dalla vostra lunghezza che volete. Io l'ho fatta con 58 centimetri, poi voi dipende come volete fare, ok? Bene, adesso vado a tagliare il filo perché ormai ho riunito il lavoro e andiamo a fare anche l'altra parte. Un attimo che riunisco bene, ok, vedete? Vado a nascondere adesso il mio filato, adesso vi dirò cosa fare. Se andiamo a fare, vedete, la parte sopra l'abbiamo realizzata. Ok, adesso andiamo a fare il cordino da questa parte qui e anche questa parte qui, perché dobbiamo allacciare il nostro grembiule e vi faccio vedere. Adesso entriamo nella prima parte qui, vedete? Dobbiamo andare a fare il cordino. Per cui entriamo qui, facciamo una catenella, ok? Adesso facciamo una catenella, rientro e vado a fare una maglia bassa. 1, vado qui avanti, vedete, vado a fare un'altra maglia bassa, vado qui, vado a fare la terza maglia bassa, rientro e faccio la quarta maglia bassa, 4 maglie basse, poi una catenella e giriamo il lavoro, giriamo il lavoro e adesso andiamo a lavorare come abbiamo fatto prima,
Entriamo nella prima, andiamo a fare una mezza maglietta. Prendo un retto di filo, vado nella successiva, vado a fare una mezza maglietta. Vado nella successiva un'altra mezza maglietta, vado nella successiva un'altra mezza maglietta. Totale, vedete, 4 mezze magliette. Ok? Così. Poi di nuovo una catenella e giriamo il lavoro. Adesso andiamo a fare di nuovo le mezze magliette. 1. Prendo il filo, vado nella successiva 2. Prendo il filo nella successiva 3. Prendo il filo nella successiva 4. Vedete? Così. Andiamo a fare circa adesso. Adesso non lo so, farò circa un 40 cm, 30 cm perché vado prima facciamo questo lato qui e poi andiamo a fare anche questo lato qui, per cui circa facciamo 30 cm. Poi io vi dirò esattamente, va bene, scusatemi, e precisamente quanti centimetri ho fatto io. Ok, vedete, io ho già fatto la prima parte, vi dico ora quanti centimetri ho fatto io, ok? Ho fatto da qui a qui 44 centimetri e la stessa cosa l'ho fatta anche di qua, vedete? 44 centimetri anche di qua. Adesso, dopo aver fatto la parte tutto del grembiulino, ok? I due laccini, diciamo due laccetti, la parte sopra, vedete? Adesso andiamo a fare una piccola tasca, diciamo così, una piccola. Io cosa ho fatto? Ho contato praticamente, ho iniziato da qui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vedete? 7, 8, ok? 8 e 9 ho iniziato a fare il segno, ho iniziato a fare il come diciamo, dal 9 ho iniziato a contare di nuovo, poi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 fuori, ho messo il segnapunti. La stessa cosa di qua, vedete, seguite la riga e fate praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ho messo il segnapunti perché adesso lavoriamo questa parte qua, da qua fino a qui. E come lavoriamo? Intanto mettiamo il lavoro vicino. Vi faccio vedere, ok, dove c'è il segnapunti, iniziamo, prendo il colore che mi interessa, che voglio praticamente finirlo come ho iniziato qua, ok, così, entro, faccio intanto una catenella, ok, così. Dove c'è il segnapunti prendo, ok, così entro dove c'è il segnapunti, faccio così, scusate, cerco di mettere bene, entro così e faccio la catenella, vedete? Poi facciamo 1, 2, 1 l'abbiamo fatto, 2 e 3, rientriamo, cercate di non sbagliare il lavoro perché adesso stiamo lavorando qui al centro delle maglie, vedete? Così, perché dobbiamo lavorare in modo tale che facciamo le 3 magliette. Aspettate un attimo che mettiamo bene il lavoro al centro dove ci sono le magliette, vedete? Così facciamo le 3 magliette, una l'abbiamo già fatta, sono le 3 catenelle, rientro e vado a fare altre 3 maglie, una maglietta e siamo a 3, vedete? 3 magliette. Una catenella, poi saltiamo. State attenti di andare dritto nel lavoro, eh? Se non riuscite ad andare dritto, fate in modo che, come posso dire, di mettere i segnapunti, ok? Adesso io vado qui al centro delle maglie, vado qui e vado a fare anche qui le 3 magliette. Vedete? 1. Rientro 2 al centro, vedete? Rientro 3, dove ci sono le magliette. Una catenella e di nuovo, vedete, io metto bene perché così ve lo faccio vedere. Tanto togliamo questo che non ci serve. Ok, vedete come deve venire? Adesso noi piano piano
lavoriamo, poi si viene girato il lavoro, vedete? Ok, aspettate un attimo che metto bene. Scusate, ma ok, voglio prendere bene il lavoro. Ok, adesso una catenella di separazione. Vado qui, vedete? Vado, cioè, vedete, c'è il foro al centro delle maglie, così vado qui e vado a fare anche qui le 3 magliette. 1, rientro 2, rientro 3. Una catenella di separazione e di nuovo io faccio così, almeno non mi sbaglio, salto le 3 magliette, vado qui, tanto giro il lavoro, vedete? Al centro così, vedete? Così, e vado a fare anche qui le 3 magliette. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione e andiamo avanti. Vedete? Rimetto il lavoro così. Salto le 3 magliette, vado al centro qui dove ci sono le magliette, vedete? E vado a fare anche qui le 3 magliette. 1, rientro 2, rientro 3. Una catenella di separazione e di nuovo andiamo, saltiamo le 3 magliette, andiamo qui nel foro, vedete dove ci sono le altre magliette, vado così. E vado a fare, scusate, non ho messo il filo, vado a fare le mie 3 magliette. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, vado di nuovo qui, salto le 3 magliette, vado qui di nuovo al centro, ok? E vado a fare anche qui le 3 magliette. 1, 2, 2 e 3. Una catenella di separazione e di nuovo vado qui, salto le 3 magliette, vado qui e vado a fare anche qui le 3 magliette. Prendo il filo, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione, di nuovo salto le 3 magliette, vedete? Vado qui, prendendo, metto il filo, vabbè, vado qui, salto le 3 magliette, vado qui, vedete, qui, tengo il filo, qui, e da fare le 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catena di separazione, di nuovo, aspettate un attimo, ok. Una catena di separazione, vado qui di nuovo, dove ci sono, vedete, l'ultimo foro, vado qui, prendo andando il filo perché devo fare 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catena di separazione, adesso siamo direttamente dove c'è il segnapunti, entriamo, ok? Andiamo a fare l'ultimo giro qua, così, la finitura di questo giro. 1, rientro 2, rientro 3. Ok, e questo è il primo giro. Tolgo il segnapunti che non ci serve più, ok? E andiamo a fare adesso 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Giriamo il lavoro, ok? Giriamo il lavoro e andiamo a lavorare direttamente nel foro. Andiamo a fare le 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catena di separazione, andiamo nel foro successivo, andiamo a lavorare le 3 magliette, 1, 2 e 3. Una catena di separazione, andiamo al foro successivo e lavoriamo di nuovo le 3 magliette. Praticamente quello che abbiamo fatto prima era la base e adesso è tutto uguale come abbiamo sempre lavorato.
Ogni foro lavoriamo le tre magliette con una catenella di separazione. Vedete? Così. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione. Vedete? Vado nel foro successivo ad elaborare le tre magliette. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione. Vado nel foro successivo e vado a lavorare le tre magliette, 2 e 3. Una catena di separazione, vado nel foro successivo e vado a lavorare le tre magliette, 1, 2 e 3. Una catena di separazione, vado nel foro successivo di nuovo le tre magliette, 1, 2 e 3. Una catena di separazione, vado nel foro successivo da lavorare le tre magliette, 1, 2 e 3. Una catena di separazione e vado alla terza catenella iniziale e vado a fare una maglietta. Ok? Così. Vedete? Questo è il nostro lavoro. Adesso di nuovo 3 catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro e andiamo dove c'è il foro, il primo foro, andiamo a lavorare altre due magliette, 1 e 2, perché 1 sono le 3 catenelle che abbiamo lavorato, poi una catenella di separazione, ok? E andiamo a lavorare qui nel foro successivo. Adesso lavoriamo così, dopo vi dirò quanti giri ho fatto io, ok? A dopo. Vedete, io ho fatto, diciamo, la piccola taschina. Vedete che bella? Una chi vuole può farla anche più lunga. Io totale giro ho fatto, contiamo dove ci sono le maglie, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giri, ok? O sono arrivate fino a qui. Adesso andiamo a fare un bordo di maglie basse, solo qui, ok? Vedete com'è bello? Così. Adesso vi faccio vedere. Adesso facciamo una catenella e giriamo il lavoro. Entriamo qui al centro della maglia, andiamo a fare una maglia bassa. Vado al centro della maglia anche qui, faccio una maglia bassa. Vado qui nel foro e faccio una maglia bassa. Vado qui al centro della maglia, vedete? Faccio una maglia bassa. Qui al centro della maglia vado a fare un'altra maglia bassa. Nel foro una maglia bassa, vedete? Così, mi avvicino un po', così vedete bene, vedete? Vado qui, non nella catenella, ma al centro nella maglia, vado a fare una maglia bassa. Al centro nella maglia, una maglia bassa. Nel foro, una maglia bassa. Così. Vedete? Centro nelle maglie, una maglia bassa. Nel foro, una maglia bassa. Vedete? Deve venire così. Ok? Facciamo tutto il giro così e poi tagliamo il filo. Ok, scusate, ho fatto le maglie basse, non sto mettendo bene qua gli angoli e adesso vedete col filo che ho tagliato lungo, vado direttamente nel lavoro che ho fatto, vado a cucire la mia tasca, vedete? Così. Fate piano in modo tale che non si vede il lavoro cucito, ok? Andiamo a cucire questo lato qui e poi da questo lato qui. Ok? A dopo. Ok, ho finito, vedete, anche da cucire la mia taschina. Vedete che bella? Ok? E come vedete, la parte di indietro non si vede tutta sta cucitura. Vedete? È perfetta. E questo è il nostro grembiulino, vedete? Anche come idea regalo non è male. Questi sono i laccetti per lacciare dietro. E questa è la parte sopra, vedete com'è bello. La taschina la potete fare sia qui o anche la parte sopra, come volete voi. Io l'ho voluta fare così perché era un pochino, cioè, mi piace farla così. Bene, io spero che anche questo grembiulino vi sia piaciuto. Mi è stato richiesto di fare una cosa per la casa e da indossare e ho avuto questa idea del nuovo grembiulino che non ho ancora visto in giro e spero che voi vi sia piaciuta questa bellissima idea. Come regalo dico che è veramente bella, originale, perché non credo che tutti fanno un regalo del genere. Per cui andrebbe bene
come natalizio. Bene, spero che vi sia piaciuto. Cosa dire? Grazie a tutti voi che mi seguite e a presto al prossimo tutorial. Ciao ciao!